Salve a tutti, ben ritrovati sulla Nuova TV per l'appuntamento meteo. Che dire, dopo un mese di agosto piuttosto instabile, se vogliamo anche fresco e piovoso, settembre è cominciato con i migliori auspici e ci sono buone notizie anche per i prossimi giorni, quando dominerà ancora una volta l'alta pressione su tutta buona parte dell'Italia, ma quantomeno sulle regioni meridionali. Quindi chi deve andare ancora in vacanza potrà sfruttare al meglio i prossimi giorni, in quanto le temperature si manterranno sopra le medie e ci saranno pochissime possibilità di pioggia. Oggi volevo farvi notare un grafico riferito ai ghiacci artici. Abbiamo visto forse più di qualche settimana fa l'andamento dei ghiacci del Polo Nord per seguire un po' da vicino quello che poi potrebbe sviluppare nel futuro per l'inverno. Andiamo a vedere quindi con la grafica, la linea grigia è quella più spessa, è quella della media degli ultimi 30 anni riferita ai ghiacci artici, e la linea tratteggiata verde è stato l'anno nero per i ghiacci artici quando nel 2012 praticamente scese la superficie dei ghiacci sotto i 4 milioni di metri quadri. Invece la linea arancione è quella riferita a quest'anno, sicuramente meglio del 2012, ma in grave sofferenza ancora. Pensate che mancano rispetto alla media trentennale circa 1.800.000 km quadrati, se pensate, è una superficie 6 volte l'Italia, insomma, una superficie davvero enorme, però ci sono buoni indizi che fanno pensare a una ripresa dei ghiacci artici, a parte la ripresa naturale dopo il 15-20 settembre, che iniziano a risalire, quindi a ricompattarsi i ghiacciai, ma soprattutto ci sono degli indizi che fanno pensare a una ripresa maggiore della superficie dei ghiacci. Quindi vediamo, poi monitoreremo casomai tra un mesetto questa situazione. Per il momento veniamo alle attualità di casa nostra, vediamo la situazione del satellite che ci mostra un ciclone, vedete, una specie di depressione piuttosto blanda, lì centrata sull'Inghilterra, intorno alle quali si muovono le perturbazioni che interessano la parte più che altro centrale dell'Europa. Una, vedete, lambisce l'Italia del nord-est, un'altra tra Francia e Germania, una terza depressione in pieno Atlantico sta interessando l'Inghilterra, la parte settentrionale, l'Irlanda. Sull'Italia invece alta pressione. Stamattina ci sono state delle cellule temporalesche che si sono mosse da ovest verso est, hanno interessato Lazio, Campania, con dei temporali anche su Napoli, e poi questi temporali stanno ormai in Adriatico, qualcuno vedete tra la Puglia e l'Albania. Vediamo con l'ingrandimento questi temporali, appunto vedete gli ultimi temporali che stanno interessando proprio la parte est della Puglia, il tacco dell'Italia. Gli altri temporali sono ormai sull'Adriatico e invece una nuvolosità stratificata sta prendendo sia la Sardegna che la Sicilia, dove soprattutto sulla Sardegna possono esserci in questo momento delle deboli precipitazioni. Per quanto riguarda quindi la giornata odierna, c'è un possibile sviluppo di qualche focolaio temporalesco anche sulla nostra regione. Nella parte più centrale, la parte appenninica, non è escluso, quindi vediamo con l'aiuto della grafica, vedete la nuvolosità presente su tutta la nostra regione, l'abbiamo vista, è passata una debole perturbazione, senza dare tra l'altro fenomeni. Questi fenomeni potrebbero invece esserci, ma proprio in modo molto isolato, nella seconda parte della giornata, quindi tra pomeriggio e serata, limitatamente alle aree più interne. Si tratterà di fenomeni davvero di pochissimi minuti, laddove accadranno. Invece vediamo la giornata di domani, una giornata che vedrà una maggiore instabilità, che però riguarderà soprattutto la parte meridionale della regione. Quindi vediamo le previsioni per domani: una nuvolosità scarsa in prima mattinata, poi avremo un aumento delle nubi e possibilità di piogge o qualche temporale, soprattutto sull'area tirrenica, area dell'Agonegrese, Alta Val d'Agri. Qualche precipitazione potrà interessare anche probabilmente la città di Potenza, ma si tratterà di fenomeni, almeno credo, brevi e di poca, insomma, di pochi chilometri quadrati intorno alla città di Potenza. Al di là, a nord di Potenza, dovrebbe essere molto più scarsa la possibilità, la probabilità di pioggia, ancora più bassa sul lato orientale, dove è esclusa quasi del tutto la possibilità di qualche precipitazione sulla provincia di Matera. Per quanto riguarda le temperature, la giornata di domani vedrà una diminuzione lieve, lieve perché vedete i venti ruotano a nord-ovest, ma comunque i valori si mantengono sopra le medie del periodo.
16 la minima potenza e 19 a Matera, invece per quanto riguarda le massime, 24 a Potenza, 29 a Matera, sono valori, diciamo, nel complesso ancora estivi. I mari quasi calmi, poco mosso il Tirreno, insomma, nulla di più. Ancora una situazione, soprattutto per lo Ionio, molto gradevole per andare al mare. Per quanto riguarda domenica, rimane più o meno la situazione stazionaria. Abbiamo ancora della instabilità molto debole che interesserà l'area tirrenica, l'area del Lago Negrese. Vediamo appunto le previsioni per domenica. Qualche pioggia possibile, qualche rovescio nell'area sud della Basilicata, qualche nube temporalesca si formerà sempre tra l'altra Val d'Agri e il territorio a sud di Potenza, con bassa probabilità di precipitazioni. Invece per il resto della regione, cielo sereno, al massimo poco nuvoloso nelle ore più calde del giorno. Per quanto riguarda appunto il caldo, vediamo le temperature, vedete i valori, rimangono comunque molto gradevoli, 25 a Potenza, 29 a Matera, sono valori che sono di un 3 gradi circa rispetto in più rispetto alla media di settembre, e la ventilazione debole nella parte meridionale, più moderata nella parte centro-settentrionale della regione, con raffiche nel Materano dove i venti saranno un pochino più sostenuti. Questa ventilazione da nord produrrà un leggero motondoso in aumento per quanto riguarda lo Ionio. Il Tirreno da poco mosso diventerà quasi calmo, invece lo Ionio da quasi calmo poco mosso. Nulla di più, insomma, rimane una situazione piuttosto normale, quindi ancora la possibilità di andare al mare a farsi qualche bagno, perché la stagione e il tempo soprattutto lo permette. Per i giorni successivi ci sono buone notizie per gli amanti del turismo, meno per i micologi, però la stagione dei funghi è stata molto ricca, sentiamo notizie di raccolta funghi eccezionali anche quest'anno con le piogge di agosto. Invece adesso non sta piovendo, non pioverà neanche nei prossimi giorni, infatti per quanto riguarda lunedì è prevista una situazione di bel tempo, un po' di nuvolosità scarsa, qualche pioggia ancora una volta solo in limitate aree del Lago Negrese, per il resto una situazione che poi andrà ulteriormente migliorando nei prossimi giorni. Infatti ci viene in supporto anche la cartina ensemble dei vari scenari meteorologici, cartina nota come meglio col nome degli spaghetti, e vediamo per quanto riguarda le temperature, vedete, si mantengono dopo una lieve diminuzione domani, si mantengono sempre tra la media e sopra la media per molti giorni, fino al 17-18, quando potrebbe esserci una lieve diminuzione per quanto riguarda le temperature. Invece le precipitazioni, a parte, vedete, tra la giornata di domani e qualcosa domenica in basso dello schermo, per molti giorni non ci dovrebbero essere più piogge. Io credo che non pioverà almeno fino al 16-17 settembre, quindi si parla del prossimo weekend, che potrebbe essere davvero gradevole. Naturalmente le previsioni a lungo termine hanno bisogno di essere confermate, però una tendenza già per il prossimo weekend è quella di bel tempo. Vediamo poi venerdì prossimo se queste notizie buone saranno confermate. Per oggi è tutto e vi auguro una buona giornata e arrivederci sulla Nuova TV.